Siamo in mezzo alla strada. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Vedremo la spesa che faccio per la settimana. Sarà una spesa piuttosto tecnica, visto che ci stiamo preparando per questa gara. Non faccio acquisti troppo insensati, ecco. Sarà una spesa piuttosto tecnica, è quello che mangio più spesso durante la settimana. La faccia del coach non è molto convinta. Già lo vedo che inserirà qualche merendina nel carrello. Già lo vedo. Però è grande, guarda. Andiamo. Entriamo con la videocamera. Questa volta, esatto, videocamera. Spero che non sia un problema. Chiedo per favore di non evitare di riprendere le persone perché si stanno lamentando. Ok, scusate. E... Vabbè, qua una volta entrati ci provano sempre a rifilarmi delle verdure. Per chi ci segue soprattutto su TikTok, le verdure non vanno come state. No dai, sarà un video piuttosto serio, sto scherzando. Le verdure non vanno acquistate, ma esatto, prenderemo direttamente multivitaminici e fra già puntato qualche donuts, o come si chiamano, qualche ciambella. Bomboloni sono buoni. Oh, non è ora che mi inserisci almeno una colazione libera? Non lo so, non mangio più le brioche io da non so quanto tempo. Ma proprio delle scorde fino al prossimo. Raga, non posso più. Ancora teniamo uno sgarro a settimana, abbiamo detto. Ancora per poco, mi è rimasto poco. Da quando è che me li togli? Da marzo? Da marzo? Sì, da marzo, ragazzi, sfrutteremo i weekend per qualche ricarica magari. Quindi niente più sgarri. Pulita, sì, dai. Sì. Però già al momento, al di fuori dell'unico sgarro settimanale che facciamo un solo pasto, il resto mangio molto molto bene, non inserisco niente di extra, niente dieta flessibile per il momento, che di solito un minimo la facciamo, dai. Cosa prendiamo? Prima di tutto. Allora, l'unica frutta che mangio di questo periodo, sono sincero e sarò molto sincero, le banane. Non ne mangio altra. Raga, non la voglio. Non fate precisamente come facciamo noi. Allora, questa è la nostra alimentazione. Variatela molto di più. Però sì, in realtà mangio solo banane come frutta, perché non mi va altra frutta al momento, più nella stagione estiva quando è più caldo. D'inverno no. Non le voglio. Non vuoi la frutta? Non la voglio. Quindi raga, multivitaminici, no beh, a parte le cavolate, banane. Poi prendiamo un po' di insalata mista. Aspetta, che hanno fatto il pacco grosso. Avevo visto l'insalata mista da mezzo chilo, che non la trovo, quindi sono 200 grammi. Un paio, diciamo due, tre, dai, verdura un po' ne mangio, però qualche volta giuro che prendo molta più verdura. Devo far vedere che è più tecnico questo video. No. Tra l'altro utilizzi la verdura giusta per non esagerare magari con le fibre, che ti viene un po' gonfio lo stomaco. Esatto, che già mangio tante fibre dovute a tanti altri alimenti. Ora, è vero. Ragazzi, ripeto, questa è l'alimentazione per la persona che deve gareggiare, quindi guardiamo anche queste piccolezze qua, il gonfio di stomaco, perché comunque sia dobbiamo essere più performanti possibile. Ovviamente una persona normale, se c'è un po' di gonfio di stomaco, non succede assolutamente nulla. Andiamo a prendere qualcos'altro, dai. Allora, a me piacciono, no, i pomodori a me piacciono, li mangio di solito. Però a me fanno impazzire, buoni. Allora, un'ottima fonte di carbo sono anche le patate o patate dolci, ma io non ho mai tanta voglia di cucinarle. Le patate dolci, ragazzi, sono ottime, hanno, diciamo, un buon rapporto calorie e, diciamo, peso, quindi saziano tanto, sono buone. Però non ho voglia di cucinarle, poche volte le cucino, vi farò vedere le fonti di carbo cosa più spesso, questa è a dir la verità poco. Andiamo. Ci arrestare, ma si scappa. Via. L'hai fatto il test antidoping, pure. Del discorso patate, siccome proprio un po' ragazzi molti lo chiedete, fate conto che la patata ha come rapporto con il riso classico di 4:1, quindi esatto, per 100 grammi di riso 4 etti di patata, 4 etti e mezzo, quindi capite che vi fa più volume nello stomaco, sì. Quindi sì, prediligetela come fonte di carbo per chi fa... per chi è in definizione magari che vuoi un pochino più di volume nello stomaco, o meno indicata per chi, molti ragazzi ci scrivono, faccio fatica a mangiare tanto, allora non è l'alimento più indicato perché appunto vi fa più volume, sceglietene altre fonti di carbo. Le patate sarebbero invece un buon alimento indicato per me, anche se non le utilizzo, perché effettivamente anche se siamo in surplus calorico, non troppo elevato per carità, io tendo ad avere spesso fame, molta fame, e quindi mi riempirebbero un po' di più lo stomaco, però non ho voglia di cucinarle, quindi mi tengo la fame. Mi tengo più fame. Dovresti fare le proprie circelare.
Vero, raga, ho anche la friggitrice ad aria, devo soltanto... Non so perché la utilizzo poco. Ah, ragazzi, mi scrivono spesso, cercherò in questo video più che altro di rispondere alle domande più frequenti che ci fanno. Ricordiamo che non siamo comunque dei nutrizionisti, quindi sono consigli quelli che diamo. Però una domanda che mi viene fatta molto spesso è: ma il pane lo mangi? Ragazzi, assolutamente sì, assolutamente sì. Quando mi va, come fonte di carbo, è anche buonissimo, questo lo prendiamo. E pane bianco integrale, si predilige l'integrale perché è leggermente più salutare, raga, non è un problema. Ma prendete il pane, la fonte di carbo che più preferite. Le baguette. Se rientra nei vostri macro non è troppo un problema. Io prediligo, naturalmente, se riesco a volte quello integrale o comunque sia, o quello integrale, meno farina raffinata, ma non è un problema. Prenderemo, aiuto, due baguette integrali. Pane fresco poi lo mangio in giornata, dopo prendiamo delle fonti di carbo che mi durano anche per la settimana. Allora. Questo era il mio reparto un post workout. Perché anche fra, ricordiamo che è in preparazione, nei periodi di off season ci si concede qualche alimento un po' più sporco, periodi di preparazione, ragazzi, naturalmente si evitano, dobbiamo evitarli, ma non che non vanno mangiati, soltanto per preparazione alle gare funziona in maniera leggermente differente, perché sennò si può far rientrare un po' tutto, ragazzi. Infatti, non è, ragazzi, un problema, ma si può mangiare abbastanza tranquilli. Infatti, ragazzi, ripeto, prendete sempre questo video come un atleta che sta preparando, esatto, per fare bodybuilding. Esatto, sì. Esatto. Anche perché esattamente tantissimi alimenti differenti, esattamente, qualche... infatti questo periodo l'alimentazione varierà poco, ecco, generalmente sfruttiamo davvero molti più alimenti al momento, no? In preparazione alle gare si restringe sempre di più il campo, effettivamente. Di solito a settimana mangio più o meno 1,5 kg di pollo, siccome qua è in offerta lo congeleremo, ne prenderemo un pochino di più. E allora, raga, 16-18, vabbè, un paio di chili di pollo, ne prendo di più? Potrei prenderne di più a 7 euro, lo congelo. Congelatore buono, sì, io c'ho un congelatore minuscolo. E allora vai, raga, se no va bene. Di solito 1,5 kg mi basta, ne prendo un po' di più che lo congelo. Fonte proteica, pollo. Ottima, fantastica. La scelta degli alimenti, la qualità degli alimenti incide tanto, ragazzi, su quanto andrete a spendere. Noi cerchiamo naturalmente una via di mezzo, ecco, di non mangiare troppo male né troppo bene, perché comunque sia se spende tantissimo. Se potessi anche io mangerei pesce tanto più spesso rispetto ad adesso, anche tutti i giorni veramente, invece non lo mangio quasi mai, sia perché non ho voglia di cucinarlo e sia perché comunque sia costa tanto. E infatti un pesce, raga, il pesce dopo vedo se comprarlo, più che altro perché cucino poco pesce, prendo in scatola ogni tanto. In più io a settimana mangio circa 0,5 kg di carne rossa, prendo quella magra perché riusciamo a gestire meglio l'apporto di grassi, perché sennò un macinato, se scegliete una carne rossa, potrebbe essere tanto grassa, arriva a 20-30 grammi di grassi per 100 grammi, li gestite male. Un macinato magro di questo genere, abbiamo sui 7 grammi di grassi per 100 grammi e riuscite a gestirla molto bene. E sono 400 grammi, vabbè, ci sta. Discorso carne rossa, sì. Allora, sicuramente sarebbe meglio prenderla fresca, esatto, macinata, quindi va bene, penso anche confermato. Però Massi, per esempio, adesso ne mangio comunque sia una porzione al giorno di carne rossa all'incirca, ma lo fa perché è una persona che fa bodybuilding, che se ne ha 6 volte a settimana e che quindi ha bisogno comunque sia di determinati alimenti, nutrienti, rispetto a un'altra persona che magari non fa tutto questo sforzo comunque sia fisico in palestra. Quindi e non rompete le scatole che fa male. E perché molte volte mi viene chiesto: quante volte a settimana mangi carne rossa? Anche se io vi dicessi 5, dipende quanta ne mangio ogni volta. Non è che mangio 3 etti di carne rossa a botta per 5 volte a settimana, che è 1,5 kg. Se mangio 100-150 grammi di carne rossa a botta per 4-5 volte, alla fine ecco che viene 0,5 kg, poco più. Non è, potrete anche mangiarla solo due volte, quando si consiglia, mangiatela solo due volte a settimana, però se ne mangiate 200-250 grammi per due volte a settimana è come se fate 100 grammi al giorno per 5 giorni a settimana. Ho detto bene, ho fatto bene i calcoli, cioè comunque sia sempre 0,5 kg più o meno a settimana ne andrei a mangiare, quindi un dipende, mangiatene una certa quantità e suddividetela in 1-2-3 volte a settimana, indifferente. Non utilizziamo più di tanto anche questi tipi di carne qua, sia perché hanno molti più conservanti, hanno più sale, sono più difficili da gestire anche questi, meno salutari, quindi utilizzo molto meno, ragazzi, fesa di pollo tacchino confezionate. Ad esempio, ragazzi, vedete una fesa di tacchino o comunque sia un petto di tacchino. Questo qua per il 75% petto di tacchino, dopo ci sono altre cose tra cui acqua, albume, amido di patate, sale, aromi, succo di mela concentrato, antiossidanti, ci sono tante cose all'interno che non lo rendono un ottimo alimento. I macro non sono del tutto
terrificanti, però comunque sia anche 2 grammi di sale per 100 grammi, esatto, quindi prediligo meglio piuttosto le fette di tacchino di pollo che vado a cuocere o molte altre cose, ecco, quindi le sfrutto poco. Sono comodo, ogni tanto le utilizziamo anche noi, ecco, però non tra le migliori scelte alimentari. A questo punto, ragazzi, è meglio portate uno yogurt greco in ufficio. Esatto, vero. Capire. Reparto solito high protein, che alla fine possiamo tranquillamente evitare di prendere qualsiasi cosa, raga, già ci sono proteine dappertutto, queste qua sono ogni tanto per comodità o perché alcune cose sono un pochino più buone magari, ma non ci servono, ecco, già prendiamo il giusto apporto proteico da tantissimi altri alimenti e di qualità superiore, quindi queste qua ogni tanto, così per variare, quando abbiamo la dieta un po' più flessibile magari, al momento non ci servono. Sono andato in un altro supermercato l'altro giorno, ho trovato anche le mandorle, ci hanno scritto alto contenuto proteico, tipo con la scatola nera, tipo high protein con le mandorle. Ho detto no, anche lì, vi prego, che poi nelle mandorle è una scarsa qualità proteica, basso valore biologico, quindi alla fine, per chi ha visto magari qualche altro video spesa su TikTok, avevo la dieta ancora più flessibile, avevo preso molte più cose, per il momento elimino anche queste, come anche questi qua, tipo questi qua ogni tanto li prendevo, al momento non lo prenderò, sto cercando anche di limitare il consumo di dolcificanti e tutto quanto. Oh, sto diventando troppo preciso ultimamente, raga, se soltanto per la gara. Se tratta di bodybuilding, devi fare il bodybuilding. È vero. Ah, come formaggi, comunque sia, che un po' li utilizziamo anche quelli che utilizzo di più sono il parmigiano, che infatti prenderemo. Posso utilizzarlo, vero, il parmigiano ancora? Ancora no, il parmigiano sì, va bene. Ancora sì, dai. Un parmigiano, raga, dai, un grana padano, un parmigiano. Ogni tanto lo utilizzo, ottima fonte di grassi e proteine. Ha diversi grassi saturi, ma infatti non è che ne mangio 300 grammi a botta. E quindi quello lo utilizziamo. Ogni tanto utilizzo solo una ricotta, che spesso prendo magari la light, perché prediligiamo formaggi light a volte, perché sono più gestibili anche quelli. A livello di grassi principalmente, quindi magari una ricotta light se la trovo, se no basta. Che formaggio utilizziamo di solito? È quello. La mozzarella con la light. La mozzarella che è uguale una volta ogni tanto, se no c'è la schirella qua che non è male, uguale perché ha pochi grassi, che se la trovo la prendo. Un buon, sempre ricordo, questo in tutti i video, un buon mascarpone, raga, post gara per un ottimo tiramisù, mi raccomando, per un ottimo tiramisù, buonissimo tiramisù. Allora, mi viene chiesto molto spesso qual è il tuo sgarro preferito, ragazzi, io semplicemente mi portate a mangiare una pizza e sono contentissimo, pizza e gelato. Pizza, tiramisù e un gelato, grazie, io sono a posto. Classico. Io sono a posto. Oh, siamo arrivati anche al... questo quanto era buono, me lo concedi ancora? Questo è buonissimo, ma no. Allora, ho mangiato troppi budini un periodo, questo oggi infatti non li prenderemo, ci sono cose molto più tecniche. In un budino ci sono naturalmente coloranti, conservanti, dolcificanti, che non è un male, non sono troppo male, dipende sempre dalle quantità d'assunzione, se non li assumete per niente ancora meglio, però naturalmente questo periodo cerco di evitare, meglio uno yogurt greco piuttosto, dove aggiungo comunque del dolcificante a parte, no? Scherzo, almeno lo posso gestire meglio. Un conto è prendere uno yogurt greco e inserire 2 o 3 gocce di dolcificante, conto magari prendere più budini. Raga, vanno bene, l'ho sempre mangiati, i macronutrienti sono ottimi, li evito anche questi per questo periodo per la gara, perché comunque sia voglio essere il più tecnico possibile, non voglio dire magari avrei potuto evitare questo, questo e quest'altro, cerco di fare le cose nel miglior modo possibile, a dire la verità, per non pentirmi di qualche cosa più avanti che magari avrei potuto gestire meglio. E quindi evitiamo anche i budini e prenderemo invece lo yogurt greco, che a settimana ne mangio un chilo e mezzo più o meno. Ole, cos'è? Buono. Raga, il cocco è buonissimo. È greco col cocco. Abbiamo detto adesso c'è un pochino più di grassi. Raga, il cocco è buonissimo, le cose al cocco, e il cocco sta bene in tutti i dolci. Infatti prendete il burro d'arachidi al cocco su Prozis, vi consiglio. Da quello è illegale. Qua ci sono anche, ogni tanto li prendevo, buonissimi. Questo qua è l'albume aromatizzato. E che raga, i dolcificanti io li utilizzo già da un po' di farina d'avena e farina di riso che assumo quotidianamente. Quindi sto cercando solo di limitarli il più possibile. Io di questi penso che ne ho mangiati 180 miliardi. Questa era buona. Ma questa è quando andavo da mia nonna, che mi metteva l'ingrasso, in passato ero un po' più grasso, mia madre mi ha portato via un periodo da mia nonna, non mi ci ha lasciato più perché mi dava da mangiare di tutto, infatti ero grasso da piccolo. Di questi mi sono ammazzato. Prendi pure con la crema. Sì, tutti e due, mi sono ammazzato, mi sono disintegrato. Guardate Fra comunque come cerca di piegarsi e non ce la fa. Vuoi far vedere? Guardate come si piega, quando si piega, guardate come fa che inizia a tremare tutto.
Oggi va meglio. È andata bene. Di solito trema tutto. Ho mezzo litro d'albume, non ne uso tantissimo in settimana. Questo mi basta e mi avanza. Poi anche perché il rapporto con le uova. Prendo, mangio un sacco di uova direttamente intere, quindi adesso andremo a prendere quelle. Andiamo! Ti mangio circa una ventina di uova intera a settimana. Ma non fanno male? No. Vi prego, ditemi, ormai questa cosa è passata. Vi prego. No. Questa cosa ormai è passata, quindi non c'è un numero preciso di uova che potete mangiare a settimana. E raga, però ricordo, ogni tanto devo ricordarlo, magari qualcuno si è perso l'altro pezzo. Non siamo nutrizionisti, per sicurezza fate domande tecniche, fidatevi di chi è esperto, competente, professionista, del nutrizionista stesso. Però comunque sia, anche la faccenda delle uova è abbastanza smentita, potete stare tranquilli. E non c'è un numero preciso che ne potete mangiare in settimana, diciamo. Deve rientrare comunque sia nei macro, è naturale, non potete mangiare 100 uova a settimana, magari variate l'alimentazione. Io con 50. Perfetto. E parto, bambini, perché qua c'è un ottimo alimento. Cioè, al momento è finito perché non lo trovo. La crema di riso, ragazzi. Adesso useremo questa qua. Prenderò, che alla fine va benissimo comunque. Ottimo alimento, soprattutto come post-workout. Fantastica, ragazzi. Di solito una crema di riso la abbino, la prendo. Faccio anche la marchettata al momento. La prendo anche su Protis, la rice porridge, che è ottima anche quella. Farina di riso, crema di riso, ottima fonte di carbo, veloce. Soprattutto la utilizzo come post-workout. Questa qua è senza aroma, quindi al naturale ancora più salutare. Cioè, alimento fantastico. Su Prozis naturalmente quella aromatizzata, sapete che c'è un aroma in più dentro, quindi a volte la abbino, faccio, siccome ne mangio tanta, più che altro tanta crema di riso, farina di riso, e quindi abbino quella aromatizzata a quella senza aroma, faccio così a volte anche per l'avena, quindi potete prenderle entrambe. E se volete acquistare qualche cosa, infatti, su Prozis, Massi28 come codice sconto. Grazie, raga. Massima, la mangi mai la pasta? Anche questa è una domanda che mi viene fatto tanto spesso. Di solito sì, indifferente, raga, integrale, normale. Una che utilizzo tanto perché ha i valori del riso è la pasta di mais e riso, sì. Ultimamente. C'è anche solo riso sopra, eh? Sì? Quello che va, questo è fa vedere? Ah, non l'ho visto neanche. Manco io, solo riso. Questo? Sì. Ah, bello. C'è scritto solo riso, non è male. Fusione, raga, questa qua non l'ho mangiata mai. Prenderemo anche questa allora, questa. Questa ne uso parecchia. Anche un po' di latte, bevo parecchio latte, quindi prendo quello senza lattosio di solito e privo di grassi, sempre perché è più gestibile anche questo. Poi ragazzi, ci sono anche tanti altri tipi di latte, di solito li cerchiamo poco calorici perché ci piacciono per aromatizzare qualche cosa e sono molto molto gestibili. Questo qua ha 24 calorie e questo di mandorle, fantastico. Con di mandorla forse è il più tattico di tutti. Non è male 24 calorie, raga. Ma praticamente è acqua sporca. Infatti è acqua. Prenderemo anche uno di questi. Oh sì, cercate quello che preferite. No, orca, fermo tutto. 14 calorie, raga. Senza zuccheri. Cioè, allora, non si va alla ricerca per forza dell'alimento meno calorico, mi raccomando. Questi soltanto perché sono alimenti che sono comodi, ne uso tanto e quindi non mi vanno ad aggiungere ancora altre calorie, visto che già io ne mangio tante. È solo per quello, perché se dovessi prendere un altro tipo di latte che magari ha, non so, la butola che ha più grassi, più carbo, più proteine, quindi 60, 70, 80 calorie per 100 ml, diventa meno gestibile. Cioè, se ne usassi 200-300 grammi aggiungerei centinaia di calorie in un attimo, così invece gestite il pasto e lo rendete più buono, lo gestite a livello calorico molto meglio, solo per quello. Spero che si sia capito cosa ho detto. Visto che siamo qua, un alimento che uso molto spesso per condire i pasti salati, io, raga, la passata di pomodoro. Cioè, sia quella che potete direttamente aprire e condire la pasta, che non ricordo quale sia il barattolo giusto, se no comunque sia la cucino, però la passata di pomodoro è fantastica anche perché è poco calorica. Di solito l'abbino con qualche verdura, magari metto a cucinare dentro la passata un po' di verdure. E prendiamo 36 calorie per 100 grammi, anche questa non è male, molto gestibile a livello calorico. E quindi nella passata ci condisco in settimana i miei pasti salati, spesso la pasta soprattutto. Una volta utilizzavo anche più pesto, più cose, per adesso evito anche quelle, perché sennò anche il pesto è ottimo alimento. Questa cosa che non so di che colore sia, ottimo alimento. Ho letto speck, buonissimo. Vanno bene, raga, per condire prendetele, non c'è problema. Io, ragazzi, infatti non so come fate ancora a non avere un regime abbastanza stabile. Si può variare tanto. Potete mangiare veramente qualsiasi cosa. Il pesto è fantastico. È che per gestire bene il pasto, adesso prediligo come fonte di grassi, infatti molto spesso soprattutto olio, nella maggior parte dei pasti, olio, frutta secca, burro d'arachidi, e poi conto naturalmente i grassi degli alimenti. Non prendo del riso perché a casa ce l'ho e, ragazzi, non mi va più di tanto il riso, preferisco appunto le altre fonti, tipo la pasta di riso, crema di riso, farina di riso, il riso stesso, esatto, il riso stesso adesso mi ha un po' stufato, ne sto mangiando meno, cioè del riso, e a casa comunque sia ho sia il basmati che il riso venere, che
anche il riso, non mi ricordo neanche come si chiama. Ho tanti tipi di riso, ma al momento non mi vanno. Ah, couscous, una tip per il couscous, perché anche ieri ho parlato con un ragazzo che non sapeva come cucinare il couscous. Ho detto no, è la fonte di carbo comodissima. Generalmente, se volete far prendere anche più volume al couscous, lo cucinate, fate bollire un pochino l'acqua e lo cucinate, se no mettete generalmente il doppio dell'acqua rispetto al couscous che vi serve, mettete tutto a bagno senza che fate bollire l'acqua né niente, dopo qualche minuto il couscous assorbirà tutta l'acqua, fine, e lo mangiate. Ecco, finito così, è comodissimo, non dovete cucinare niente, è tanto comodo, ce l'ho anche questo a casa, ma un po' stufato, quindi non lo prenderemo per il momento, però è tanto tanto comodo, perché non dovete neanche cucinare, mettete a bagno con l'acqua, avete fatto. Poi più l'acqua è calda e più si scioglie prima. È vero, è esatto, quello è vero. Quello è vero. Poi rubinetto quella calda. Come dicevo, non mangio tanto pesce, prendo qualcosa in scatola, non è il top uguale degli alimenti, nel senso che c'è di meglio, anche qua un pochino salato, un po' di sale per 100 grammi, che contiamo anche quello, naturalmente, contiamo anche il sale proveniente dagli alimenti, prendo il tonno naturale sempre per una questione di gestione dei grassi, che preferisco aggiungerlo a parte, li riesco a gestire meglio, solo per quello, se no va bene anche un olio, un tonno all'olio, ragazzi, non succede niente. Prendo anche un salmone, è meglio quello fresco, dai, meglio il salmone fresco, prendo giusto due scatolette di tonno. Il pesce giuro che ne mangerò di più, vorrei mangiarne di più, qualcuno, chi mi serve un qualche coinquilino, coinquilina, che mi cucini possibilmente il pesce, va bene, che mi dia una mano a cucinare. E non lo prendo, ragazzi, perché ce n'ho abbastanza a casa, olio d'oliva, è la fonte di grassi che utilizzo di più in assoluto, quindi mi raccomando, però non lo acquisto solo perché ce n'ho tanto a casa, l'ho comprato poco fa. Praticamente la fonte di grassi, una delle migliori fonti di grassi del... In assoluto, esatto. Spezie pure, ragazzi, ci stanno, io le utilizzo, effettivamente. Sono molto sottovalutato. No, esatto, non le prendo perché ne ho diversi a casa, sì. Io adesso aprirò un quesito davvero importante, team curry e curcuma o paprika? Che miseria. Paprika anch'io. E visto che ci sono discorso volante anche sui legumi, mangiate più legumi. Non fate come me che io ne mangio pochi. Ogni tanto li mangio questi qua in scatola, a dire la verità. Anche lì potrei far di meglio. Quindi ritorno al discorso del mi serve una coinquilina che mi dia una mano per una migliore spesa, più qualitativa, e che mi aiuti a cucinare. Per favore. Un appello alle coinquiline, alle donne del mondo. Grazie. Grazie, ragazze. Sì. Dai, che cuciniamo qualcosa insieme, andiamo a fare la spesa insieme, ci alleniamo insieme, dopo facciamo tutto insieme. Va bene? Io non commenterò questa parte. Commentate voi sotto i commenti, perché io non commenterò. Dai, per favore, mi piacerebbe tanto. Ragazzi, di solito le utilizzo, al momento evito anche queste, ma queste barrette qua effettivamente hanno degli ottimi valori nutrizionali. Sono molto tecniche, però naturalmente sappiamo che più dolcificante, più conservante, più diverse cose all'interno, ecco, quello è fantastico, buonissimo. Che mi avevano fatto notare, se mai guarderà questo video lo sa chi è che me l'ha fatto notare, che però costa effettivamente 70 euro al chilo. Lo so, non ci hai mai fatto caso neanche te, neanche io, lo so. Reparto sabato sera, l'alcol, ragazzi, è il peggiore dei mali, state lontano, è deleterio, oltre a livello di salute, perché vi cala il testosterone, vi cala qualsiasi cosa con l'alcol. Ho avuto non dei migliori periodi anche io nella vita, e adesso sono tra tutto 6 mesi che non tocco una goccia d'alcol, e naturalmente per la gara non è che sto dicendo che mi ricapiterà nulla, naturalmente non sfiorerò alcol fino alla gara, naturalmente, però sono 6 mesi che non bevo più e che non fumo più da poco più di 3 mesi. Questa è stata la parte più complicata. È stata la parte più difficile, ancora faccio un po' di fatica, però non niente, né sigarette elettroniche né niente. Ho smesso di fumare da 3 mesi, da un giorno all'altro. Ed è buono. Sì. Dopo racconterò magari in un altro video come. Se qualcuno è interessato a chiedermi qualche cosa su questo, sì, dopo 12 anni, tanto, da un giorno all'altro. C'è sempre il merito a qualcuno. C'è sempre il merito di qualcuno, non viene quasi sempre soltanto da noi. Non sempre. Quindi reparto sabato sera, lo saltiamo. E, ragazzi, anche discorso al volo, bibite zero. E limitatele, fa la differenza le quantità, limitatele perché sono tutti dolcificanti, meglio una bibita zero, io vi direi, piuttosto che una zuccherata. Eviteremo il più possibile anche queste, effettivamente. Quando morirò di fame in preparazione, un minimo le inseriremo, dai, perché aiuta, in parte un po' aiuta, quindi ricomincerò a fumare, sicuro per lo stress, per lo stress ricomincerò a fumare, no, per carità. Però sì, aiutano due bibite zero, quindi limitatele, però ogni tanto
se non le bevete per niente sicuramente meglio. Ragazzi, non sono classificate tra gli alimenti più salutari in assoluto, e quindi è inutile che uno mi chieda se possono bere le bibite zero se uno vuole stare in più salute possibile. No, effettivamente no, in determinate quantità, come tutto, tanto ci sono tante cose che fanno male. E ritorniamo sempre al discorso che la differenza la fanno le quantità, ecco. Quindi un minimo, una mattina così al giorno non c'è niente, un conto ne bevete due bottiglie al giorno, esatto. Più che altro dà fastidio anche lo stomaco, non è proprio il fatto che... Esatto, comunque sia, infastidisce lo stomaco. Ragazzi, un altro alimento del male che purtroppo io impazzisco sono le patatine. Sono buonissime. Per un intero barattolo da 160... 185 grammi. Abbiamo quasi 1000 calorie. Mamma mia. 1000 calorie. Questa fare 1000 calorie. 20 pacchi di questo sono una di queste. Bellissimo. Fa un po' di differenza. Queste vi faranno un po' di più di volume nello stomaco, sicuramente. Sicuramente. Fette biscottate, per me sono buonissime. Rendono i pasti croccanti, i miei pastoni croccanti. Molto molto buoni, io li utilizzo. Quindi le prendiamo. Pane confezionato è comodo, ma lo utilizzo fino ad un certo punto, anche perché tipo i pan bauletto hanno molto sale e hanno pochi carbo. Se mi serve un pasto ricco di carbo devo mangiarne troppo e vado ad assumere anche magari troppe fibre, troppe proteine, troppo sale presenti nel pane, quindi preferisco altre fonti di carbo. Infatti, comunque sia, altro riso, riso, mais, queste sono sempre tra le migliori fonti, c'è niente da fare. Quindi gallette di riso, di mais o quelle che volete, ragazzi, scegliete le gallette che più vi piacciono. Guarda, è vero, utilizzo anche, è vero perché siamo qua, mi dimentico, la cioccolata fondente. Di solito basta che sia sopra l'80%, non vi state a preoccupare, perché più la percentuale bassa, più zuccheri ci sono. Io prendo da sopra l'80%, dai, facciamo un 85 e un 95. Molto buona come fonte di grassi, fantastica, fa benissimo. Oh, è l'ultimissima cosa. Dovrei ricomprare anche il caffè, ma ho bruciato la macchinetta, quindi devo ricomprare anche la caffettiera. L'ho bruciata, mi sono dimenticato di mettere l'acqua sotto per la quarta volta e quindi ho fiarato quattro caffettiere. Possiamo andare. E basta, abbiamo fatto. Passando la spesa mi sono accorto che ho dimenticato la frutta secca. Però comunque sia, a casa già ne ho altra che utilizzo molto più spesso di tutti. Ho mandorle, noci, spesso uso, e comunque sia non è una frutta secca, ma mi disintegro di burro d'arachidi, ragazzi, quindi spesso uso quello, che è anche quello su Prozis, volendo lo potete acquistare. Marchettata anche alla fine. Alcune cose mi dureranno anche un pochino più di una settimana probabilmente, cioè soprattutto forse la parte dei carbo, un po' più di una settimana forse. Adesso siamo a 500-600 grammi di carbo al giorno, quindi non è detto, no, mi sa che non mi dureranno più di una settimana. No, questi alimenti qua, sì, diciamo che una settimanella, e ho speso soltanto, mi è andata bene, 82,45. Vedi, anche perché spesso spendevo di più quando inserivo, però c'è da tener conto che non ci sono molte cose, non ci sono tante verdure, non c'è pesce, non ci sono tante cose, quindi potrei spendere molto di più, e non ho preso a molte cose che ogni tanto acquisto con meno senso. Quindi già se avessi acquistato budini o un sacco di cose appunto meno sensate, il prezzo mi sarebbe salito tanto. 82 euro è onestissimo per la settimana. Però vedete che almeno mensili sono circa 300 euro? Sì, mensili sono più o meno 300 euro, base proprio, fra i 300 e 400. Più metteteci il mutuo, la macchina, le bollette, niente, lasciamo perdere, non aggiungo già altro. Ho già detto quattro cose che spendo 1500 euro. Quindi ragazzi, grazie a tutti. E siamo giunti alla fine di questa spesa, alla fine di questo video. Se avete domande sapete che potete farle nei commenti. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, che almeno seguite appunto il percorso anche alla gara. Questa è l'alimentazione, cioè porterò altri video inerenti anche proprio a come preparo, come mangio, cosa faccio in preparazione a questa gara. E niente, e vi ringrazio. Non ho fatto neanche una posa io lì dentro. Non va bene, ma una posa veloce, diciamo, mentre la macchina. Ciao raga.